Sanremo Giovani diventa un talent show, e questa ovviamente già è la notizia, insomma, che abbiamo appreso. Però siamo qua con ben due membri della commissione, quindi praticamente basterebbe mettervi d'accordo tra di voi e già i quattro voti che servono per passare già a metà sarebbero fatti, quindi rendete conto anche di che responsabilità avete. Allora, in realtà non sono quattro i voti per passare, ma siamo sette in giuria, perché oltre a noi cinque in onda poi ce ne sono tre fuori. Tendenzialmente cercheremo di avere un parere unanime, anche se il voto è segreto, quindi ognuno di noi poi potrà in qualche modo uscire dal tracciato. Abbiamo fatto questi 560 ascolti, scelto 24 ragazzi, una scelta molto eterogenea, tante tipologie di artisti differenti, però molti ci hanno trovato concordi nella scelta, vero? Confermi? Siamo gli unici due giudici su cui non si può fare il ragionamento che facevi prima di trovare una maggioranza, cioè perché io e Carolina siamo appunto quasi sempre in disaccordo, quindi non riusciamo a trovare un punto d'incontro mai, ma è anche il bello della giuria, insomma, che permette di trovare un vero punteggio eterogeneo, come dicevi appunto tu, che è il termine che mi hanno suggerito stamattina di dire per fare bella figura. Ah, ecco, giustamente. E quindi i vostri personali invece criteri di giudizio quali sono? Io ho fatto una scelta principalmente istintiva ed emotiva, vivo la musica in modo molto emotivo e trovo che debba diventare la colonna sonora della nostra vita e delle nostre giornate, per cui principalmente e inizialmente ho fatto una scelta emotiva, salvo poi verificare una qualità tecnica e valutare, dopo aver metabolizzato il brano, anche aspetti differenti. Io ho cercato di mettere un po' da parte il mio gusto personale. E non è sempre semplice. Non è semplice, anche perché poi bisogna avere la consapevolezza che ciò che piace a me magari non piace ad altri. Spesso. La musica è spesso soggettiva e soprattutto i miei gusti sono veramente discutibili, ma ho cercato di scegliere qualcosa che in realtà non c'è già, cioè qualcosa che non è una copia di qualcosa che c'è già. Quindi quello è stato il mio metro di misura. E a proposito di questo, Emma ci ha confessato che già in commissione ci sono state delle discussioni, anche ovviamente più o meno accese, perché ognuno voleva magari far passare qualcuno e poi ci è riuscito o meno, e che però allo stesso modo è anche bello quando si discute di musica, no? Soprattutto da gente che di musica se ne occupa bene o male quotidianamente e non da improvvisati. Beh, abbiamo fatto delle discussioni costruttive, ci sono anche degli artisti che sono stati esclusi, che ci hanno divisi e sui quali abbiamo dibattuto a lungo se fosse giusto escluderli o meno, quindi sicuramente è stato un confronto costante, prima c'è stato un lavoro individuale ma poi c'è stato questo confronto e questo dibattito che ci ha portato alla scelta appunto dei ragazzi che vedrete sul palco. Sono d'accordo per la prima volta. No, trovo che quando siamo in disaccordo è quello che dicevo prima, sono i diversi punti di vista che poi alla fine devono trovare una soluzione, e quindi ciò che magari ha scontentato me però ha accontentato il programma e il gusto in generale di tutti i giudici, alla fine penso che sia stata la miglior scelta possibile tra i 564 candidati. Di miglior scelta possibile, non posso non chiedervi di questa strana coppia formata da Cattelan e Conti, eh? Beh, io sai che non la trovo per niente strana, sono due grandissimi professionisti, come diceva Alessandro poco fa in conferenza, hanno due sapori di conduzione differenti, per cui sarà molto bello e stimolante vederli insieme, secondo me sono esplosivi. Certo, strana proprio perché appunto siamo talmente abituati a vederli sempre da soli in conduzione che poi vederli in coppia fa appunto, lascia un attimo, no? Infonde molta curiosità. Beh, ci regaleranno sorprese. Non posso che dire per la seconda volta che sono d'accordo con Carolina. Quella invece di Sanremo Giovani. E questa è una bella domanda. Martedì 12 dicembre in seconda serata su Rai 2. Terza ed ultima volta che sono d'accordo, non voglio più vedervi. Perché su va questo bene? Non è opinabile. Adesso basta. È un appuntamento, quindi non è che si può discutere se sia giusto o meno, no? Quindi diglielo, le donne hanno una marcia in più, diglielo. E hanno sempre ragione, soprattutto. Guarda, gli uomini ne hanno una in più, ma è la retromarcia, quindi vanno sempre indietro. Esatto. Va bene, allora grazie e in bocca al lupo, perché ovviamente ne avrete bisogno. Viva il lupo!